Lo scarafaggio di Ian McEwan per Einaudi. Quella mattina Jim Sams, un tipo perspicace ma niente affatto profondo, si svegliò da sogni inquieti per ritrovarsi trasformato in una creatura immane. Per un pezzo rimase disteso sul dorso, non precisamente la sua posizione preferita, a osservarsi costernato i piedi lontanissimi, l'esiguità degli arti, appena quattro naturalmente, e pressoché inamovibili. Le sue zampette brune, per le quali già provava una certa nostalgia, si sarebbero agitate disinvoltamente in aria, seppure invano. Si mantenne immobile, deciso a non lasciarsi prendere dal panico. Acquattato in bocca, sentiva un organo umido, un pezzo di carne scivolosa, ripugnante, specie quando prese a muoversi di propria iniziativa per esplorare la vasta caverna dell'apparato boccale e a scorrere, come ebbe a notare con muta apprensione, su un'infinità di denti. Si squadrò il corpo in tutta la sua lunghezza.